lontanissimo Golubev. Tutto troppo facile per Federer. Roger Federer non c'era. Proprio quel match di playoff vinto dai kazaki regalò la prima partecipazione nel World Group. Intanto fa un miracolo qui Golubev, ma non può nulla sul successivo lob di Federer. Magnifico, millimetrico qui, non lì. Sei un attimo lasciato destabilizzare da questo tifoso. No. Vediamo perché. Guarda che manina. Che manina. Serve in volley. Oh, questo è uno spettacolo, volley in avanzamento. Ragazzi. Questa è veramente magia bella di Federer. Rivediamola. La risposta di Golubev era tutt'altro che brutta. Guarda dove l'hanno fatta. Guarda che timing. Ma l'ha che accompagnata dall'altra. Ti ha dato una bella mano il kazako. Oh, spettacolo. Ecco che il tennis di Federer sta cominciando a lievitare. 3-0. E allora anche una buona risposta come quella del kazako. Un po' corto questo attacco, ma poi come se fosse la cosa più semplice del mondo, ammaestra questo tentativo di passante e la palla muore poco dopo aver oltrepassato la rete. 30 pari. Buon tentativo da parte del kazako, ma dall'altra parte c'è il professor Federer. Insomma, non è entrata la prima, una notizia. Già la terza volta che non mette la prima in questo game d'apertura. Copre bene lungo linea. 40-30. Non priva di rischi questa discesa a rete da parte di Federer, perché la prima volée non era proprio impeccabile. Però ci va convinto. Mamma però mia, che bello il questo. Passante, il corridoio trovato da Federer quasi in controbalzo, una magia, l'ennesima dello svizzero. L'attacco era tutt'altro che male di Golubev, ma l'anticipo di Federer fa sì che Golubev varchi di poco la riga del servizio da quella posizione. Giocare la volée era praticamente impossibile. Come lo ha scherzato in questo scambio. Mamma mia. Lo ha chiamato a rete, gli ha atteso la trappola e poi. Difficoltà di questa esecuzione è che non solo stava andando all'indietro, ma questo potrebbe agevolare l'esecuzione, è che c'era poco angolo, era più centrale, non era molto laterale l'attacco di. Però ci sono tre però in questo scambio. Il recupero di Federer è da antologia sull'attacco magnifico di Golubev. Quando guarda che bello che era, quando gioca sulle ali di un entusiasmo di è irreale il recupero in allungo di Federer, è incredibile. Sentendo tanto la partita, sta sentendo tanto anche la sua condizione. E
in bellezza con il passante stretto di dritto. Esalta il Palexpo di Ginevra, sempre più vicina alla semifinale la Svizzera. 7-6-6-2 Federer. Magnifico il drop shot finale dopo la splendida accelerazione di dritto. Eccola qui. Decide all'ultimo di cambiare apertura soluzione. Ma che cos'è quella cosa che ha fatto? Una curva incredibile, indemivole di dritto Federer, fiacca le velleità di risposta aggressiva di Golubev. Però come si è liberato di quella palla profonda Federer. Finisce qui la Svizzera, corona la giornata delle rimonte dopo l'Italia, dopo la Francia, anche la Svizzera, da 1-2 a 3-2. Roger Federer batte Andrei Golubev 7-6, 6-2, 6-3. E allora 15 anni dopo il suo esordio in Davis, per la prima volta Federer era chiamato a giocare un quinto e decisivo match in una sfida di Coppa Davis con il risultato in bilico. Non ha reagito male. No, non ha reagito male, anche perché l'incontro non era privo completamente di insidie, un po' la situazione un po' anomala per lui, e comunque insomma una situazione di Davis abbastanza delicata, perché è vero che tutto molto passava dal match precedente di Wawrinka, ma anche questo poteva assumere aspetti particolari. L'abbiamo visto in quel momento decisivo del secondo set, dove c'è stata la svolta praticamente di tutto il match, perché se vogliamo vedere di tutto il match, da quel momento in avanti non c'è stata più storia. Un grande Federer, come giusto che sia.